Oggi andiamo in Lombardia e parliamo di organizzazione eventi e avventure con Alessandro Maccabelli e Paolo Mazzoleni, Extreme Adventure. Allora, che cos'è Extreme Adventure e come nasce l'idea di fondare, creare Extreme Adventure? Raccontateci. Allora, Extreme Adventure è innanzitutto è un'associazione no profit, siamo a Brescia e nasce, ha una vita recente perché siamo nati di fatto a gennaio dell'anno scorso. Sostanzialmente nasce dalle nostre passioni, cioè quindi le passioni per l'esplorazione, per l'avventura, per la storia. E l'obiettivo qual è? È quello di portare le persone a vivere queste esperienze, queste nuove esperienze che comunemente non vengono vissuti. E quindi grazie a noi riescono a vivere cose che noi definiamo un po' particolari, perché poi è molto ampio quello che noi facciamo. Cioè va a toccare tutto quello che è un panorama di avventura, esplorazione, escursione, storia. E via Certo. dicendo, questa è la nostra linea. Cercando di metterci sempre un pizzico di adrenalina, quindi diciamo è un upgrade, diciamo, delle Certo. classiche visite, classiche trekking, classiche. Certo. Ma quindi agli eventi che voi organizzate possono partecipare tutti, adulti, bambini? Sì, possono. Allora, noi tendenzialmente sì, possono partecipare tutti perché sono tutti eventi creati appunto per essere condivisi per tutte le fasce di età. Quindi, magari se c'è la speleologia, quindi andiamo in una grotta, è una grotta comunque relativamente facile. Certo, chi non ha mai fatto esperienza non deve fare queste cose da soli. Però con Certo. noi che li aiutiamo e tutti, si riesce a vivere una bella esperienza a tutti, da piccoli ad adulti. Ovviamente se in questa tale evento c'è qualcosa di proprio difficoltoso, viene specificato, magari persone con una grande disabilità no, in questo caso no, oppure bambini troppo piccoli no. Però tendenzialmente cerchiamo di fare degli eventi appunto che possano raggruppare il maggior numero di persone. Io vi ringrazio per il vostro importante e interessante contributo e vi faccio i miei auguri per il futuro di Extreme Adventure.